Eccoci qui, bentornati. Chi è? Oh, non c'è più mai. Chi è lui? Chi è lui? È Giovanni. Chi è lui? Io chi so? Giovanni. Ecco, bentornati a Mind Cathedral. Bentornati, oggi parliamo della Berlinale e parliamo anche del concerto dei CCP, perché il nostro ospite di oggi, che è Giovanni Battaglia, eccolo qui. Ciao Giovanni. Ciao. Come stai? Bene, male, ma insomma, diciamo bene, dai. Male nel senso che sei distrutto a livello emotivo semplicemente sei raffreddato? Comunque sia, a Berlino non ci si dovrebbe vestire come alle Canarie. E io invece ho confuso. Quindi sei andato in giro in t-shirt e bermuda. Bravissimo. Sotto la neve di Berlino, perfetto. No, no, allora la neve non c'era, anzi per i berlinesi era anche tempo buono, però tempo, per me, per un livornese era sempre cattivo, quindi comunque alla fine mi sono incimurrito. Allora, insomma, si è ammalato a Berlino Giovanni. E Giovanni, insomma, come ci conosciamo? Vabbè, a parte tramite internet, però tramite Facebook, queste cose qua, no? Insomma, proprio un personaggio incredibile. Poi abbiamo condiviso casa a Venezia, e lo faremo di nuovo, spero. E anche la camera. Vabbè, non dobbiamo dire cose, abbiamo, cioè, cose personali. La camera grande. Non so. Abbiamo condiviso molto. E niente, insomma. E lui si è fatto quest'anno la Berlinale, te sei fatta tutta? Sì, tutta, perché col fatto che c'era questo evento della riunione dei CCP previsto, doveva essere una data unica, domenica 25, Berlinale finiva il venerdì, ho detto vabbè, faccio due giorni in più e faccio entrambe le cose. Poi in realtà, motivo per cui i CCP sono stati attaccatissimi sui social, infatti, hanno deciso di fare una seconda data. Aspetta, andiamo per gradi, perché io pensavo di dividere questa live prima nel concerto dei CCP e poi parliamo della Berlinale. Innanzitutto, ma che cazzo sono? Cioè, nel senso, non che cazzo sono i CCP, però voglio dire, vuoi un attimo fare un... perché io in realtà non li ho mai, né li ho mai visti dal vivo, ma non so neanche se li ho mai ascoltati in vita mia, non è proprio la mia capotti, però ho visto un sacco di gente, insomma è diventato un evento chiacchieratissimo anche per sti fischi a Andrea Scanzi, che è il giornalista, insomma, che come me, insomma, ogni tanto scrive per Fatto Quotidiano, diciamo un po' più spesso di me. E che è successo? Allora, i CCP sono proprio il vero esempio della band di culto, forse troppo, nel senso che l'attesa era enorme. A Reggio Emilia, che chiaramente aveva anche un valore particolare, ma anche questo a Berlino, perché loro, diciamo, i CCP, giusto velocissimamente, sono composti da Giovanni Nino Ferretti, che è il cantante, che dopo che si sono sciolti i CSI, una carriera da solo, e Zamboni, che è il chitarrista, e più due performer che sono Annarella e Fatur, scusami, che fanno soltanto delle performance, non cantano, però sono estremamente funzionali, perché essendo il gruppo un gruppo che è un mix di sicuramente di poetica, di grande capacità di scrittura di Ferretti, di grande capacità sonora di Zamboni, però marketing forte, marketing di tutta questa iconografia post-sovietica mescolata con le immagini del lavoro dell'Emilia Romagna, no? Quindi tutto il lavoro di Annarella e di Fatur era integrare tutto quello. Oggi si potrebbe fare con dei turbo screen, all'epoca invece servivano le persone e non c'era la possibilità di cambiare. Quindi loro portavano in scena pezzi di Trattore Emiliano, la Falce e il Martello, e mescolavano per dare il senso di questa, diciamo, di questo tipo di operazione. E
Il concerto è stato più o meno quello che mi aspettavo, quindi qualcosa in, molto in linea con... Io li ho visti sempre, li ho visti prima, li ho visti come CCCP negli anni 80, li ho visti in tutte le altre formazioni, li ho visto da solo. Non mi aspettavo niente di diverso, quindi era un concerto che secondo me è estremamente soddisfacente. L'unica cosa è che secondo me i fischi a Scanzi sono stati sbagliati, estremamente sbagliati. Scusa, perché l'hanno fatto a Berlino il concerto, prima di tutto? Perché loro... all'epoca si erano entrambi degli squatters, andavano a vivere a Kreuzberg, quando Kreuzberg era l'area occupata di quelli che facevano i crash negli appartamenti, ci andavano a vivere, loro si sono conosciuti lì e ebbero l'idea di fondare questa band. Quindi, diciamo, filologicamente sì, è giusto ritrovarsi lì. Hanno suonato all'Astra, che è l'Astra Culture House, che è una sala concerti molto famosa, che non è però il locale dove loro si erano incontrati, perché a quanto mi sembra di aver letto non esiste più. E quindi, diciamo, l'Astra sembrava il posto perfetto, doveva essere nella zona, diciamo, dell'ex Dead Air, perché infatti il concerto si chiama CCCP in Dead Air, cioè Dismantled Democratic Deutsche Republic. Mm. E quindi era logico che fosse fatto nella ex Berlino Est. L'area era un'area concerti bella, grande, non neanche particolarmente bella. Una cosa molto particolare è che c'erano delle lampade stupende che erano state prese da palazzi governativi della DDR. Quelle erano bellissime. Te ne sei portato uno? Due ne ho prese. Ah, no, no, bravo. Però me le hanno sequestrate in aeroporto. Dio caro. Vabbè. E quindi niente, abbiamo fatto questa bella avventura. Erano tutti italiani lì al concerto? Sì, c'era l'Italia. Era una cosa impressionante. C'è sicuramente una comunità berlinese, italo-berlinese enorme, però io ho incontrato una marea di persone venute esplicitamente per il concerto. Mm-hmm. Secondo me più della metà erano venute esplicitamente per il concerto. Per chi comunque, per chi come me è cresciuto con questo gruppo, allora io non li ascolto più, non è che mi vada a cercare un disco e lo metto, però... Ma non li ascolti più perché Giovanni Lindo Ferretti ha, diciamo, ricordiamo che ultimamente, da un bel po' di tempo comunque ha mostrato idee che non si sposano più, probabilmente. No, un po' la cosa, in realtà non è... Vabbè, dipende, insomma, su questa cosa dovremmo ragionare, perché... In realtà bisogna sempre capire qual è la percezione del comunismo che c'ha la gente. Cioè, questo è un canale dove ne parliamo parecchio, perché chiaramente io vivendo qui in Cina, sono sposato con una russa, mo sono tornato dalla Siberia, e addirittura sono stato volte in Nord Corea per motivi di lavoro, insomma, c'ho amici, insomma, da tutto quello che verrebbe definito di access of evil, nonostante, insomma, poi alla fine non è una cosa a livello politico, però chiaramente, avendo percepito così bene cos'è il comunismo personalmente, mi rendo conto che la percezione del comunismo che ci hanno avuto tanti in Italia è molto diversa. Quando si dice a sinistra, si dovrebbe dire ma a sinistra di cosa? E secondo me, in realtà, la trasformazione ideologica di Ferretti non è poi tanto strana, anzi non è neanche una trasformazione ideologica. Non so cosa ne pensi tu, mi piacerebbe saperlo. Allora, secondo me ci sono due punti di vista. Il primo è: se io vado a vedere il loro concerto, non vado per fischiare né lui né i suoi ospiti, perché sono già avvisato del fatto che Ferretti ha fatto delle scelte che sono probabilmente anche conseguenza del suo vissuto. È stato in fin di vita, in terapia intensiva per mesi, non mi ricordo se è stato un aneurisma cerebrale o un aneurisma della aorta. Sono eventi che hanno un impatto forte sulle persone, no? Quindi potrebbe essere che il suo riavvicinamento al cattolicesimo in modo così radicale possa essere stato determinato da questo. Non lo so, butto lì un'ipotesi. Sicuramente non mi ha fatto piacere vederlo ad Atreju. Sicuramente non sono contento della foto che ha con la Meloni, e può darsi che si sia pentito anche lui, però sono anche sicuro che potrei non essere
contento se scoprissi la vita personale di Charlie Chaplin piuttosto che di Serge Gainsbourg o di Peter Sellers, che sono persone di cui sono innamorato artisticamente, no? Quindi secondo me, se tu hai un percorso culturale che ti ha portato ad arrivare a un certo punto e a fare delle scelte, o smetto di seguirti, o se ti seguo è perché mi piaci come artista. Quindi se prevale per me il disgusto di quello che tu sei diventato, non vengo a vederti. Però siccome Scanzi era un suo ospite, fischiarlo in quel modo non ha senso. Ma innanzitutto, perché Scanzi era lì? Che c'entra Scanzi con il CCCP? È stato richiesto da, sono amici con Ferretti. Ora Scanzi si è sempre occupato di musica in un modo abbastanza attivo, sono amici. Tra le cose, la presenza di Scanzi era anche abbastanza superflua. Ha sottolineato quando la serata che sono andato io, che non è sempre uguale, le date erano tre, ha sottolineato l'importanza di Emilia Paranoica e ha sottolineato il fatto che diciamo, in quel momento, quella gioventù che lui ha definito abulica, non aveva la consapevolezza che si stava scrivendo un pezzo di storia con quella canzone. Mi sembra anche abbastanza reale, perché comunque Emilia Paranoica è un pezzo di storia di quegli anni. E non è che ha detto qualcosa che potesse andare storto. No, ma credo che l'abbiano fischiato perché semplicemente perché lui quello che è, insomma, nel senso. Allora, sì, però voglio dire, lui è quello che è. Io, cioè, prima di fischiare Scanzi, ce n'ho tanti da fischiare, ma tanti. Vabbè, ma no, insomma, c'è quello lì sotto. Cioè, sai, secondo me, tanta gente ha visto la presenza di Scanzi come qualcosa completamente fuori luogo in quel contesto lì. Guarda, perché? Io invece penso una cosa lievemente diversa. Io penso che proprio perché i CCP sono una banda, una band idolatrata, si sentono i fan in diritto di possederli. E questa cosa è quello che ha fatto sì che venga rifiutato il fatto che lui è diventato così osservante. Io questa cosa non la capisco, perché io sinceramente me ne frego di quello che è un musicista, mi interessa vedere quello che fa, mi piace, ci vado, c'è Scanzi, lo sopporto. Certo, se mi avesse proposto Terrori di Scanzi non sarei stato contento, ha parlato un minuto. Poi le polemiche, però non è che una band che si chiama, scusa Giovanni, non è una band che si chiama Pungent Stench o Carcass, è una band che si chiama CCCP, che è un chiaro riferimento. Io credo, anzi, insomma, non è che devo tanto credere, che tantissimi fossero fan dei CCCP proprio per motivi ideologici. E quindi, boh, non so che cosa ci stavano a fare lì, se non, come ti ho detto privatamente, secondo me, erano andati apposta, come nei concerti di Richard Benson, per fischiare, per aggredire, no, per attaccare. Poi ti ripeto, io non... No, perché il motivo per cui le persone erano lì erano a vedere il concerto, è reale, per ballare, per pogare, per cantarle insieme a loro, perché volevano vivere tutti come me l'evento così importante per chi li ha amati. Hanno fischiato Scanzi per una serie. A qualcuno ha sottolineato il fatto che c'erano un gruppo di Novax grosso e Scanzi era stato molto, molto duro contro i Novax, infatti l'ha scritto anche lui, e quindi è stato fischiato perché Scanzi è stato uno di quelli che aveva aggredito i Novax online e compagnia bella. Non so se questa cosa sia fondata o meno, però secondo lui sì. Scanzi mi sembra che è uno che dice le cose in base a ciò che gli conviene, in base a ciò lui fa la stessa cosa che fanno i servi del potere, ma al contrario, cioè 100%. Cioè, ma ignorarlo, guarda, è la cosa migliore, perché più lo fischi e più lo sottolinei. Cioè Scanzi fischiato, vabbè, però sai benissimo che la stragrande maggioranza della gente non si comporta in base alla logica. Però voglio dire, Scanzi mi sembra quello che ha capito che nel finto dibattito nazionale, manco internazionale, perché nel finto dibattito nazionale c'è sempre necessariamente bisogno del bastian contrario, del travaglio, dell'Orsini, eccetera, eccetera, e lui fa il supporter
ma senza neanche realmente capire quello che dice, insomma, è, non lo so, io mi stupisco veramente anche che abbia un seguito Scanzi, perché è veramente un prodotto di quest'era di influencer, cioè qualcuno che si lancia sull'argomento di turno senza fondamentalmente capirne un cazzo e parlare a pappagallo di quello che sente dire a quelli che sono molto più bravi di lui, anzi no, che proprio non lo vedono, perché per quanto anche, che ne so, un Travaglio si potrebbe dire molto, nonostante magari insomma è una forza, diciamo, per quanto riguarda la controinformazione in Italia, però effettivamente ci sono delle domande, ci sono delle affermazioni, ci sono dei pensieri sull'Ucraina, su Gaza, sulla politica che non si pone nessuno, ci sono delle domande che non si pone nessuno. Chi fa controinformazione in Italia fondamentalmente si lamenta e basta. Questa non è libertà, questa non è rivoluzione, questa non è dissenso, cioè semplicemente a me un po' sta roba qui, tipo i CCCP, vabbè, insomma, io ascolto musica un po' più estrema, ma al di là di questo, in realtà ascolto ogni tipo di musica, ma al di là di questo, a me questi qui, non i CCCP in particolare, ma tutto questo tipo di mondo, scusate, parlo un po' dei cazzi miei, mi sono sempre sembrati come questi che stanno lì, si lamentano, voglio dire, qui i rivoluzionari in Cina dicono noi non avevamo nessun motivo di esistere, nessun motivo di vita, e quindi facevamo la rivoluzione perché la rivoluzione era migliore della vita stessa, anzi la morte che vivere senza un perché. Invece qui ci abbiamo un sacco di gente che è campata, ha fatto la bella vita e tutto, e quindi tu rinneghi quello per cui tu usi la lotta per venire a poi essere inglobato da un certo tipo di sistema, per quanto magari uno si sforzi di mantenere dei principi, ma se sti principi alimentano, voglio dire, lo stesso Travaglio, per dire, con tutto che io lo seguo, è l'unico praticamente che seguo, però Travaglio ha alimentato Berlusconi, voglio dire, è così, tutti questi si vengono semplicemente alimentati, perché? Perché alla fine della fiera, cioè noi dice, ah vabbè, ah questi americani sono ipocriti, questi americani, sì, questo governo che segue gli americani, perché non dico, sì vabbè, allora, ok, siamo dei servi, ok, sì, siamo dei servi, ok, c'è bisogno di dire esplicitamente, sì, siamo dei servi, capito? Non è che serve, e adesso che cosa facciamo? Cioè sembra che gli dia più fastidio quello che dicono e non dicono i giornali dei fatti in sé. Certo. Questo è il punto. Infatti tutto sto giro qua dei finti comunisti mi è sempre sembrata una cosa di questo tipo. Chiusa la parentesi di Gianluigi Perrone. Questo mondo non ha oggettivamente molto a che fare, diciamo, con i CCCP o col concerto. I CCCP sono un gruppo che sta lì per i soldi, come diceva Frank Zappa, no? We are all here for money. E quindi, anzi, sono il pubblico, sono loro, cioè tutta, diciamo, quelli che li seguono, che sono sostanzialmente dei conformisti, che proiettano su di loro una serie di idee di cose inesistenti, perché Ferretti non ha mai detto di essere un santo o rivoluzionario. Ferretti è un cantante e lui sta lì per guadagnare dei soldi. Quindi qualsiasi band al mondo, avranno registrato i concerti, faranno sicuramente, certo, ci faranno il documentario, il film, avranno venduto, ci volevano sequestrare la macchina fotografica, è evidente, perché non eravamo autorizzati a fare le foto. È evidente che vogliono avere gli unici diritti di foto o di video ad alta risoluzione, no? Quindi se tu sei lì per fare un concerto, è normale che tu sia lì per guadagnare, e tutta, diciamo, queste serie di polemiche, loro la faranno sei date italiane, no? Scusami, ma c'ho una tosse. Prego. Sono stati attaccati, però perché? Cioè, qualsiasi band si riunisce per soldi,
è normale che lo facciano per soldi, anzi, io penso, questi sono 65 anni che non si sono parlati per 40 anni, si riuniscono perché trovano un accordo, immagino dettato da un bisogno anche economico, oltre che dal bisogno di fare un concerto insieme. Arrivano a farlo, il meccanismo funziona perché la prima data, cioè quella di domenica, sold out in 15 minuti, la seconda data, quella di lunedì, sold out in 3 minuti, la terza data, quella di sabato, scusami, anticipata, su Eventim, sold out in un secondo. Io ho cercato di comprarli alle 9 precise, mi collego, appena mi apre, entro, compro 4 biglietti, pago e mi dice non più disponibile. Un secondo sold out. C'erano pagarini online, insomma c'è un sacco di storie di gente che se ne è comprati 30, 40, eccetera, eccetera. Però vuol dire che funziona. E allora perché non devono fare delle date in Italia? La gente è contenta di vederli. Quindi è tutta una polemica, ma una polemica non data da quello che sono loro, è data da quello che vogliono vedere in loro le persone. Ma se Giovanni Lindo Ferretti vota Meloni, per il parte il disgusto che mi può dare a me, ma chi se ne frega? Ma siccome tutta questa gente ha visto in lui un santone, un maestro, dice no, non è possibile, e quindi la rabbia, bla bla bla. Mentre invece, per agganciarmi al tema della Berlinale, ok, allora sì, infatti chiudiamo adesso il discorso sul CCCP, insomma ci ha raccontato un po' del concerto, della situazione, di quello che è successo, e adesso passiamo Eccoci qui. Oh, e vediamo gasatissimo Gianni. Ciao Gianni. Ciao carissimo. Che anche lui è andato a vedersi il concerto dei CCCP in DDDR. Ecco. Però quello di lunedì, giusto? Lunedì, ma io ero lì da giovedì. Pensa a te, so che ti aggiravi alla ricerca di un biglietto, perché ha avuto una storia particolare dietro questo evento, giusto? Giustamente. Delirio. No, io veramente me l'ho messo in lista dal minuto uno in cui si sono aperte le vendite dei biglietti. Perché Giovanni ci ha detto che praticamente immediatamente, cioè quando sono stati aperti le vendite
per i biglietti un secondo ed erano già scomparsi, anche perché qualcuno se ne era comprati 50. No, non erano già scomparsi, cioè, praticamente ti mettevano in una sorta di waiting list, cioè il tuo biglietto era pendente. Aspetta che accendo un po' di luce così mi vedi meglio. Dicevo, sì, non ti vedo proprio. Ecco, è uguale, comunque va bene. Ho acceso la luce. Dai. E ti mettono in una waiting list, cioè il tuo biglietto è pendente. Ok, e quando la waiting list diciamo, si apre, allora ti scalano il biglietto e tu puoi decidere se acquistarlo. Ticket One. No, era un sito, un altro sito di ticchetteria. Comunque sta di fatto che fondamentalmente sì, tra chi ne ha acquistati tanti per rivendersi, e poi c'è stato il grande casino che si aspettavano 1500 persone, ma ci sono state 12.000 richieste. Attestura. E quindi da 1500 persone che poteva tenere l'Astra, il Culture House, che è questo club storico di Berlino, che stai a comprare? Che succede? Sto cercando di... Dicevo, dalle 1500 persone di Capienza che poteva contenere l'Astra, hanno dovuto fare tre date, quindi c'è stato anche questo delirio, e quindi alla fine ci sono andate all'incirca 5.000 persone, no? All'incirca 5.000 persone su 12.000 richieste, a quanto pare. Cioè, quindi sono rimasti fuori. Tantissimi non sono proprio partiti dall'Italia, sono rimasti fuori. Cioè, io comunque, siccome avevo un appoggio a Berlino, da amici, ho detto, parto lo stesso e poi vediamo. Tu sei un fan dei CCCP, quindi? Sì, io sono cresciuto con i CSI, a dire la verità. Ho visto più volte i CSI nei miei 20 anni, a Bologna e a Milano. E qualche altra volta Ferretti con un altro progetto, però fondamentalmente io sono cresciuto con i CSI, e anche perché ero piccolo per i CCCP, anche se ho apprezzato la loro parabola precedente a quella dei CSI, ma trovo a me più corrispondenti i CSI, però insomma la mitologia è sempre quella, no? E quindi sono partito, ho fatto i miei giorni, ho aspettato poi 3 giorni, sabato, domenica e lunedì, waiting list, niente, manco bucazzo. E quindi qualche ora prima dell'apertura dei cancelli ho detto, vabbè, con questa mia amica, ho detto, andiamo a vedere, accompagno, mi mettiamo un buon intento, ci mettiamo lì, c'è questa fila chilometrica, tutta 99% di italiani che aspettano di entrare al club. Mi metto a indagare, c'era un tedesco che mi dice, io ti posso dare un biglietto, voleva dire, dove sta sto biglietto, ti porto da una famiglia che ce n'è uno in più. Ho fatto, ok, va bene, voleva farmi 100 euro di cresta. Voleva farmi 100 euro di cresta. Io ho detto, no, vabbè, vediamo prima se ci sto il biglietto. E quindi siamo andati da questa famiglia e questo tizio che effettivamente aveva in più un biglietto, poi ti dirò interessante perché era in ambiente cinematografico e lui conosce, abbiamo degli amici in comune, incredibile, e gli dicono, questo qua lo conosci tu? No, non lo conosco, ma questo vuole 100 euro di cresta per portarmi da te. Ha fatto no, io ti do il biglietto, te lo faccio pagare il prezzo che l'ho pagato io. Quindi ho pagato il biglietto e il tizio si è infuriato. Ah, quindi c'è stato un attimo. Sì, ma è stato incredibile perché alla fine trovo sto tizio, conosciamo tra l'altro degli amici in comune, perché era uno di quelli che ha fatto il servizio fotografico della sera prima. E quindi con sua moglie era una delle addette all'entourage dei CCCP, quindi era già entrata, lui invece aveva fatto i biglietti, normalmente c'erano lui e il figlio, siamo entrati e io ho visto sto concerto, cioè, ma poi come è finita con il tedesco, scusa?
che si è infuriato. Il tedesco, se non si incazzava, gli avrei dato anche una suo, diciamo, un suo bonus per avermi portato dal tizio. Ma siccome si è incazzato con una bestia, voleva 100 euro di cresta, gli ho detto: ma tu sei pazzo, cioè devo dare 100 euro a te, poi devo pagare 52 euro il biglietto a lui, alla fine io 150 euro di biglietto dopo che... Cioè, se non si incazzava, voglio dire, lo avrei anche premiato per avermi portato dal tipo, ma si è girato male e se n'è andato, quindi non ho fatto neanche in tempo a fargli la proposta. Ho fatto neanche in tempo a fargli la proposta. Insomma, sono andato lì e ho pagato il mio biglietto intero, 52 euro, e poi da lì è una magia continua, perché siamo entrati in questo club che non è neanche gigantesco, ripeto, contiene 1500 persone. Ho incontrato amici del tempo di Bologna, quando ero all'università, che non vedevo da 20 anni. Una cosa, cioè una magia dopo l'altra. E poi il concerto, che è stato veramente straordinario. Cioè, veramente straordinario. Straordinario per tutto, a livello di musicisti, a livello di atmosfera, a livello di qualità, a livello di presenza. Erano tutti quarantenni ed oltre, con qualche ventenne, ma insomma un pubblico maturo, e la scaletta bellissima, ma soprattutto ho apprezzato che non è stata una reunion, una cosa già ampiamente dichiarata, non è stata una reunion, queste classiche reunion di queste band che tornano insieme perché si sono bruciati tutti i soldi che avevano e devono ribattere cassa un attimo. Non è stata questa operazione qui, tu sa come ben sai, è stato il frutto di questo reincontrarsi per via del film, no? Kissing Gorbachev, che sta andando benissimo, e quindi sull'onda di... E parlaci film, un po' di questo film, ecco. E chi l'ha visto? Non l'ho ancora visto io. Ora me lo vado a vedere, però, perché sicuramente il film... In Sri Lanka lo vai a vedere, così è un'altra impresa. No, ma guarda, è in programmazione da 3 mesi fisso in un cinema di Bologna, cioè ancora non lo levo. E ho visto qualche stralcio, qualche intervista, lo devo andare a vedere il film, perché è sicuramente interessante, divertente. E costretti a sanguinare, come dice il titolo di un famoso libro punk, se non erro, no, costretti a riunirsi per mettere insieme il materiale di questo film, la cellula dormiente di CCCP si è evidentemente scoperta ancora in vita, su tutti e quattro in vita, e niente, hanno messo su questa operazione pseudo-nostalgica, ma non una reunion vera e propria. Ma non andranno quindi in tour in Italia? Penso che qualche data la faranno in Italia, perché la richiesta è stata clamorosa e soprattutto ben fatta. Cioè, gli altri musicisti, io mi chiedevo, ma chi saranno gli altri musicisti? Perché ai tempi, sai, c'erano Maroccolo, c'era Ringo De Palma, la batteria, famoso batterista anche dei Lit Fiba, Maroccolo pure, famoso batterista dei CCCP, Lit Fiba, CSI. E ho detto, chi ci sarà? Invece c'erano dei musicisti straordinari, perché erano i musicisti degli Usmamo, un'altra band storica dei tempi, no? Quindi bellissimo, c'era una band estesa di 6 elementi musicali, perché c'è un percussionista, un violinista, batterista, bassista, poi c'era Zamboni alla chitarra, quindi 5, più il cantante Ferretti, e poi Danilo Fatur e Annarella Giudici, che veramente erano il corollario. E perché c'era Scanzi? Scanzi, credo, non mi sono informato bene, ma Scanzi è da un po' di tempo che, diciamo, spinge non so in che termini, però mi ricordo che fece un po' di tempo fa un'intervista a Ferretti, è da un po' di tempo che, diciamo, spinge pubblicamente, poi personalmente magari li segue da tanto, i CCCP, o da sempre, come noi,
Comunque è stato anche un po' di fautore di questa riproposta, se non erro, di riportarli in auge sul palco. E quindi sì, è stato presente a tutte e tre le serate, ha fatto l'introduzione di Emilia Paranoica, secondo lui il momento più punk della serata, ma in realtà era vabbè, il classico stile Scanzi, insomma, diciamo così, va. Classico stile Scanzi che provoca per ottenere un rilancio, per attirare un po' l'attenzione più su di sé che sulla band. Mi è dispiaciuto solo questo, perché avrebbe potuto mettere un po' da parte l'ego, però alla fine è durato poco l'intervento, giusto il tempo di pigliarsi un vaffanculo e qualche bottigliata. Ah, quindi comunque lui è stato contestato anche questa seconda volta? Tutte e tre le volte. Questa è la terza volta. Io sono stato la terza volta, tutte e tre le volte. Ma sì, era, diciamo, cioè, se avesse fatto una presentazione oggettiva, anche forte, ma senza questa volontà ostinata di provocare gratuitamente, capito? E soprattutto cercando di esaltare poi più la band e la canzone mitica che si andava a fare, invece di, come sempre, attirare attenzione su di sé. Però, e vabbè. Perché? Che cosa ha detto? Però non trovo. Modo stronzate, questo è il pezzo, voi non avete capito un cazzo, non ci capite niente, voi non l'avete capito questo pezzo, insomma, puttanata. Vabbè, comunque, a parte questa parentesi, certo è stato anche divertente, voglio dire, anche divertente vedere un po' di bottiglie lanciate sul palco. Bottiglie di vetro? E Scanzi che le scansava, o almeno ci provava. No, di vetro no. Assolutamente. Siamo quarantenni, siamo mica ragazzini. Però diceva il nostro altro interlocutore, che ha detto sì, però se la gente sa, insomma, che sta andando a vedere quel tipo di contesto lì, sa che questa è la decisione della band, che senso ha protestare contro Scanzi se fa parte comunque del, cioè loro ovviamente hanno scelto la band di... Non è questione di senso, Gianluigi, è questione di insofferenza a pelle, cioè è un soggetto che ama provocare e soprattutto che della provocazione, dello shitposting forzato, così, almeno sui social e anche dal vivo, ha fatto un suo marchio di fabbrica, insomma, e quindi è questo che infastidiva, no? Poi invece si poteva gettare anche una bottiglia alla band, come si faceva, che ne so, a Friccantoni, no? Agli Schiantos, sarebbe stata un'altra cosa, lì era proprio un'insofferenza, però siccome io credo che lui rientrasse un po' nell'operazione di promozione di questo concerto, non so in che termini, magari anche molto sostanziali. Invece questo fatto che i CCP, CSI, insomma, siano stati una band simbolo, insomma, di un certo tipo di neanche di sinistra, proprio di convinzione comunista, e adesso abbiano cambiato, o quantomeno Giovanni Lindo Ferretti abbia cambiato, o almeno, vabbè, poi io ho la mia teoria, insomma, però che ha cambiato sponda, come si suol dire, radicalmente, in realtà no. Che ha cambiato sponda, cioè, Ferretti. No. Ferretti è stata sempre una persona che affinità, divergenze tra il compagno Togliatti e noi, no? Ma poi devi vedere quelle divergenze che consistevano, perché comunque tu dici CCCP, ma sono tante anime diverse lì in mezzo, capito? Cioè Giorgio Canali ha tutte altre idee rispetto a Ferretti, ma Maroccolo e Zamboni pure.
Ferretti era più vicino al punk, all'anarchismo che al comunismo. Poi l'impatto col socialismo reale l'ha sconvolto, no? Infatti, Tabula Rasa elettrificata è quello, no? Il viaggio nelle terre del socialismo reale. E poi comunque la sua vocazione, come dire, la sua tensione spirituale c'è sempre stata, cioè alla fine, cioè, quando fa cantare le liturgie al pubblico, cioè comunque i CCCP sono stati sempre un po' Don Camillo e Peppone, per intenderci, no? Quindi, e poi anche il loro grande merito, non far di me un megafono, mi incendierò, trasformami in un idolo, mi incepperò, non far di me un megafono, mi incepperò, trasformami in un idolo, mi incenderò, cioè hanno sempre in qualche modo sollevato più contraddizioni, ha suscitato più domande che non dato risposte, quindi voglio dire, io tutte queste contraddizioni non ho mai viste in Ferretti, lo ritengo, non ho mai rinnegato Ferretti e continuo a vederci comunque una persona che ha visto con 30 anni d'anticipo gli esiti poi del globalismo e del neoliberismo, soprattutto con i CSI, no? Soprattutto con i CSI, sì, i primi due album straordinari, secondo me, Codemondo e Tabula Rasa elettrificata sono proprio... sono avanti di 30 anni e sono ancora attuali. E quindi io, a differenza di tanti compagni duri e puri, non, a parte che non sono mai stato un compagno duro e puro, grazie a Dio, grazie a Dio, non ho mai rinnegato Ferretti, quindi ho sempre trovato più lucido che confuso, ecco. Ma molti però l'hanno criticato anche al concerto, eh? Non è che tra l'altro ha immagine il concerto, non mi risulta, ma quello che sono stato io non mi risulta, il concerto dove sono stato io non mi risulta che l'abbiano criticato. Quindi tu hai avuto la percezione che ci fosse un apprezzamento omogeneo, cioè tutti eravamo felici, felicissimi, di più. C'era gente che piangeva. È stato bellissimo. Perché chiaramente quelle canzoni richiamavano alla memoria. È stato un concerto bellissimo. Anche la scaletta è stata stupenda. Ma io mi sono stupito per questo successo. Io in realtà non è che sono... ascolto tutt'altra musica. Mi sono stupito di sentire di tutto questo successo. Chiaramente è stata anche una operazione... molto intelligente, soprattutto il fatto di farla a Berlino, quindi crei l'evento proprio, esattamente un evento nostalgico. Beh, però loro sono nati a Berlino, Sì, 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 sì. Però insomma, il fatto di fare l'evento a Berlino, quindi dove c'è una enorme comunità di italiani, in più creare appunto l'evento in modo tale che la gente si facesse questa vacanza, questa gita, no? Come rivendicare un tipo di identità che sicuramente si è persa, perché insomma in chi si rappresenta attualmente sia a livello culturale che a livello politico, sì. Chi è andato a vedere questo concerto sicuramente sì. È stata una riunione di orfani, se si può. Sì, mi conto che allora, quando è caduto il muro? '85. Allora, un sistema di barriere attivo dal 61 all'89. 89. 89. Oh, e mo i CCCP sono stati attivi fino al 90. Capito? Quindi per dirti, cioè erano veramente, vivevano veramente con... cioè, questi si sono conosciuti quando c'era il muro, cioè una cosa pazzesca, no? Cioè, i tempi sono straordinariamente cambiati, si è passati dalla guerra fredda alla guerra globale, ci sono stati tanti cambiamenti in così poco tempo, in 40 anni, che sembra veramente preistoria.
Però tutto l'immaginario dei CCCP soprattutto era spostato ad est, no? Quindi con incursioni poi anche in un certo tipo di vocazione spirituale, ma più che altro di Ferretti. Poi, capito, quindi non poteva che essere a Berlino Est il concerto, perché il Kulturhaus, se non erro, è proprio a Berlino Est, quindi non poteva essere lì. se bisognava fare un'operazione, anche poi è interessante perché ha cambiato anche i testi di alcune canzoni riattualizzandole, no? Non puoi cambiare tutto naturalmente, però ora nello specifico non ricordo a memoria. È un'operazione nostalgica però, o no? Un'operazione nostalgica, però certe canzoni sono immortali, credo, no? Per esempio, aspetta, ha fatto Annarella, Amandoti, tutti quanti insieme, Depressione Caspica, fantastico. Ti leggo la scaletta brevemente, allora. Sì. Depressione Caspica, Morire, Battagliero, Stato di Agitazione, Liberame Domine, che praticamente è un canto clericale, sì. Tu Menti, Curami, Emilia Paranoica, Islam Punk, Radio Kabul, poi c'è stata l'introduzione, Bang Bang, Aspara Iuri, Annarella, Allarme, Kebab Traume e infine Amandoti, tutti quanti insieme, con le lacrime agli occhi. Quindi, quindi alcuni pezzi, voglio dire, sono veramente immortali. Altri, naturalmente, sono decisamente legati al contesto del tempo, no? Sì. Tu prendi un album come Codemondo, ma soprattutto come Tabula Rasa Elettrificata, e invece lo ascolti adesso e dici è un album attuale, cioè un album che non è datato né nei contenuti né nelle sonorità, non è datato, capito? È un album che ascolto ancora adesso e mi dico wow, fantastico. E come mai secondo te sono rimasti così, ripeto, insomma, è una cosa, non è stupefacente, sono rimasti così nel cuore della gente, così a lungo, insomma, è quasi una sorpresa che sia successo, che si sia stato questo successo, è stato un evento così importante. No, chi altro? Non direi che è stata una sorpresa, cioè i CCCP sono... Ma voglio dire, chi è che ha fatto un'altra cosa? Se voglio dire, in Italia è successo qualcosa di simile? Un evento simile? Band di 40 anni fa, cioè sai, per esempio sarebbe potuto succedere con i primi Litfiba se non avessero continuato inesorabilmente per tanto tempo a fare un sacco di porcheria dopo i primi album clamorosi, se si fossero fermati. Tu dici, se i Litfiba si fossero sciolti probabilmente, e avessero fatto una riunione dopo 40 anni, cioè sarebbe stato un clamoroso e nostalgico riunione, come hanno fatto loro, cioè hanno detto qui è esaurita la cosa, basta, cioè questi si sono sciolti nel 90, capito? Nel 90 si sono sciolti, cioè nel 900 si sono sciolti, 10 anni prima della fine del millennio. Giustamente. Queste canzoni oggi, con tutto quello che sta succedendo, cioè veramente adesso quotidianamente c'è la percezione che stiamo andando verso una situazione non apocalittica, ma sicuramente comunque di terza guerra mondiale. Insomma, adesso credo che... La nostra anche... cara Ursula. Sì, oggi infatti veramente abbastanza esplicitamente prima di lasciare lo scettro, insomma, lei comunque ha detto chiaro e tondo, insomma, bisogna prepararsi perché ci sarà questa... Guarda, faccio un appello, perché se lo faccio su Facebook mi chiudono Facebook, invece qui mi sento un po' più libero. Guarda, io volevo ringraziare la von der Leyen, perché veramente è la più grazie Ursula. Sì, la più chiara e candida manifestazione del fatto che
che veramente gli atteggiamenti tossici di potere, di abuso, di stupro delle coscienze non abbiano a che fare con un genere. Ti ringrazio perché sei uno splendido esempio del fatto che l'orrore non riguarda un genere, ma riguarda la mente umana. Ti ringrazio, ti hai dato una bella lezione. Il potere logora chi non ce l'ha, per davvero, ha ragione Giulio Andreotti. Quindi, nel suo caso il potere ce l'hanno da generazioni, perché lei cosa? Nel suo caso il potere ce l'hanno da generazioni, perché si pensa che una donna al potere non possa commettere orrori, li commette come gli uomini. Sì, sì, no, non è una questione di uomo. Comunque lei, è una bella dimostrazione. Vabbè, comunque chiudiamo la parentesi. Sì, i tempi sono cambiati, i tempi sono drammatici. Dico, insomma, queste canzoni alla fine cantavano un'ideologia, un sogno, non lo so, cioè che senso hanno queste canzoni? Cantavano più, guarda, allora, i CCCP non sono un partito politico, sono un gruppo musicale, e quindi sono riusciti a tradurre in poetica un certo tipo di momento storico, ok? In poetica, cioè tutto era la DDR tranne che poetica, tutto era la guerra fredda tranne che qualcosa di poetico, tutto era l'URSS tranne che qualcosa di poetico. Quindi sono riusciti da italiani, solo un italiano avrebbe potuto fare un'operazione simile, a trarre un succo, un distillato poetico da questo periodo storico molto molto particolare, e intriderlo poi anche di altri aspetti, no? In qualche modo potremmo dire spirituali, no? Alla fine l'Italia sarà sempre catto comunista, non è mai stata comunista, quindi ha sempre avuto questa tensione, appunto alla Don Camillo e alla Peppone, no? Questo socialismo non reale, ma quasi cristiano, no? Gesù Cristo come rivoluzionario, ma anche la Madonna come donna rivoluzionaria, protettrice, che poi si trasforma, diventa Bolormà, diventa questa divinità orientale quando arrivano i CSI. C'è stata sempre questa tensione, no? Che poi adesso si riflette ancora poi nella poetica di Ferretti, che è fondamentalmente il legame con la terra, il legame con una tradizione che non è in senso, come dire, di mero tradizionalismo, ma tradizione come preservazione di ciò che la terra e gli antenati possono, sono in grado di lasciarci di buono, tensione spirituale, una metafisica, una visione metafisica, cioè tutto quello che fondamentalmente oggi stiamo perdendo il rapporto con la terra, perché il globalismo ci fa perdere il rapporto con la terra, siamo dei riduzionisti materialisti, non abbiamo più nessuna tensione metafisica, non sappiamo neanche cosa significa, cosa possa implicare, no? L'essere umano è ridotto a risorsa di consumo. Abbiamo completamente perso le identità, e invece di considerare questo uno svantaggio, lo consideriamo una maggiore indipendenza, una maggiore libertà. Siamo convinti che il globalismo delle lingue, delle culture, dell'essere umano sia qualcosa di vantaggioso, cioè ci sono riusciti a convincerci di questo nell'arco di 20 anni, di pochissimi. 20 anni? Sì, perché noi eravamo no global alla fine degli anni 2000, fino agli inizi degli anni 2000, quindi da poco più di 20 anni il globalismo da essere il nemico dell'umanità
come ideologia, come struttura, come concezione economica, è diventato invece qualcosa di positivo. Positivo. Qualsiasi aspetto legato al globalismo è diventato positivo. E sono gli stessi compagni che allora combattevano il globalismo con tutto se stessi, che oggi sputano in faccia a Ferretti perché sono globalisti, cioè hanno metabolizzato tutta la merda che il globalismo gli ha ingozzato, capito? E oggi se qualcuno si osa criticare, osa dire, guarda che c'è il diritto alla terra, parlavamo 20 anni fa di diritto alla terra, adesso il migrante ha il dovere di lasciarla la terra, no? Nessuno parla più di diritto alla terra, no? La risorsa umana deve essere libera di essere sfruttata mondialmente, zia mai a dire, no? Questo è uno dei tanti temi riferiti al globalismo, no? Quindi il buon Ferretti viene preso per fascista, capito? E questi sono gli stessi che venivano con me in manifestazione a pigliarsi le manganellate, dicevano agire locale, pensare globale, i famosi motti delle manifestazioni no globa, oggi sono i globalisti puri, i progressisti, soprattutto i progressisti, a Bologna siamo nella terra proprio del progressismo ideologico puro, e culo e camicia con tutte le derive del globalismo, ad iniziare proprio dalla concezione neoliberista della vita, dell'economia, no? E questo sì, è cambiato molto nel giro di pochissimo. Quindi... Ma loro sono cambiati, quindi? Chi? Loro sono cambiati, ma non credo proprio che Ferretti sia mai cambiato. Cioè. Zamboni non lo conosco personalmente, non l'ho seguito, ma Ferretti io l'ho seguito, ho letto sue interviste, sui libri, cioè mo che si è andato da Treiu, dalla Meloni, gli hanno sputato merda, ma sti cazzi, cioè. Ma della vita di una persona di 60 anni che ha dato così tanto, te vai a prendere quell'episodio lì, oppure che si legge il libro di Ratzinger, ci piace Ratzinger, ma che cazzo me ne frega a me che mi piace Ratzinger? Cioè, dementi, cioè, chi gli sputa addosso. Sì, forse quello che si che un po' ho notato è che si tende anche giornali insomma intellettuali, però generalmente insomma, in Italia almeno questo quello si tende a mantenere queste insomma questi stereotipi, cioè quindi l'idea è questa, che uno non possa evolvere se un personaggio ha quel pensiero o se una persona ha quel pensiero, io ragiono così con la... ma non si riesce a capire che anche le ideologie, le idee si trasformano e tra l'altro passano da una parte all'altra, quello che dico sempre, l'ho detto anche prima, ma quando si dice a destra, e vorrei chiudere con questo, ma a destra o a sinistra, ma a destra di cosa, a sinistra di cosa? Cioè questo è... Sì, capito? Sì, quindi, io credo che in realtà, cioè, ora parlo per me, ma credo anche Ferretti, cioè, io non mi sono evoluto, io ero critico al globalismo 25 anni fa e lo sono esattamente adesso, e sto vedendo gli effetti mostruosi. No, ma è tutto ciò che c'è intorno. Per niente evoluto, cioè, avevo chiaro che il globalismo sarebbe stato una merda, e infatti lo è. Cioè i vantaggi derivati dal globalismo e dal neoliberismo sono infinitamente peggiori, sono infinitamente di meno degli svantaggi, capito? Degli svantaggi che ci ha portato questa visione, e che infatti si criticava, si intuiva che sarebbe stato un disastro, e lo è, guarda dove siamo. Non possiamo negare che Gianni ve l'avesse detto, voi non avete voluto sentire. Gianni, e quindi Ferretti o io? Tu, tutte e due.
a me che cazzo mi caga, io le dico a te. Sono, guarda, grazie per avermi permesso questo piccolo sfogo. Questo spazio di, no, sfogo, spazio proprio di espressione, perché se lo faccio su Facebook mi cancellano il profilo. Quindi poi metterò uno switch dal minuto 33 in cui inizio a incazzarmi con la Ursula, sto mostro. Speriamo di essere ancora qui tra qualche mese, perché questi sono pazzi. Comunque noi abbiamo già 45 anni, quindi sicuramente non ci vanno a partire in guerra. Però io temo per i bimbi, che ancora si fanno i bimbi, sapete, ci sono ancora delle famiglie con dei bambini, quindi c'è ancora chi fa qualche figlio, non tanti. Temo però i bimbi devono avere almeno 18 anni, quindi insomma... quelli sgadano per morire, no? No, per morire non c'è. No, lì in quel caso insomma non c'è problema. Vabbè, insomma. Quindi allora ricordatevi di iscrivervi al canale. Iscrivetevi a sto canale. Ci sentiamo alla prossima. Ringraziamo Gianni, che comunque spero che torni per parlarci delle sue attività psicomagiche. E anche se questo concetto è stato anche per lui un atto psicomagico. E ci sentiamo alla prossima. Tira una carta, vediamo che esce. Sei pronto? Vediamo. Dai. Ecco, vedi? Descrizione perfetta della situazione attuale.